È importante che tutti i cittadini possano avere facile accesso ai servizi di prevenzione delle malattie e che le istituzioni si impegnino con i dovuti investimenti a far sì che questo accesso intervenga in maniera gratuita. La giornata europea per i diritti del malato ha lo scopo di ricordarci che questi sono i nostri diritti, quindi celebriamola insieme. Assicurare a noi cittadini un accesso equo e sostenibile ai servizi sanitari è un diritto-dovere in una democrazia solidale e partecipativa. Numero 3, diritto all'informazione. Durante la pandemia i cittadini hanno manifestato maggiore necessità di informazioni attendibili tra false notizie e servizi carenti. Il diritto di accesso è un pilastro della Carta europea dei diritti del malato, in quanto il diritto di accesso alle cure fornite dal Servizio Sanitario Nazionale trova fondamento nel diritto di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Ogni malato ha il diritto di richiedere una seconda opinione circa il trattamento a cui dovrà essere sottoposto. Per questo è importante la giornata dei diritti del malato, perché si dà una voce a tutti coloro a cui è stato negato il diritto alla salute. Questo diritto è necessario per evitare di esporre la persona a discriminazioni e classificazioni in base al suo stato di salute. La Giornata Europea dei Diritti del Malato è importante per arrivare a garantire a tutti i cittadini degli Stati membri gli stessi diritti. La salute non può essere lasciata ad attendere in lista d'attesa. Ricevere prestazioni sanitarie e assistenziali in tempo breve e programmato è fondamentale perché diagnosi precoci e cure tempestive possono cambiare la vita della persona. L'articolo 8 afferma il diritto al rispetto di standard di qualità e ci ricorda che il concetto di cura è inscindibilmente legato al concetto di alta qualità. Se si pensasse infatti di coniugare il verbo curare in una prospettiva di bassa qualità, si negherebbe il senso stesso della cura. I cittadini europei devono rivendicare il diritto di cura in strutture sicure ed esigere il rispetto integrale della Carta europea dei diritti del malato. Ignorare i diritti dei malati è come non averli. Innovazione tecnologica, farmaceutica, organizzativa, normativa, istituzionale, per una sanità che sia europea, di qualità, equa e sostenibile. Perché alla preoccupazione e alla paura della malattia aggiungere il dolore che la scienza oggi può lenire o evitare? Questa questione, a cui risponde l'articolo 11 della Carta, è necessaria che venga condivisa in tutti i comparti della società europea. Articolo 12. Il diritto a un trattamento personalizzato. I malati non sono le loro malattie che si curano secondo i manuali della medicina. Siamo persone, spesso con più di una malattia, e dobbiamo essere curati per ciò che siamo e nel contesto dell'ambiente in cui viviamo. Sancisce il diritto per i malati di essere adeguatamente informati circa i loro diritti dai servizi sanitari. La collaborazione tra tutti gli Stati membri per la tutela dei diritti del malato, ancor più con la pandemia in atto, è imprescindibile e questa giornata ne dà profonda testimonianza. È fondamentale che il cittadino abbia la possibilità di vedersi riconoscere il giusto risarcimento in caso di danno, in tutta Europa e indipendentemente dal sistema sanitario del proprio paese. I diritti in Europa non devono avere confini.